Se si escludono i nomi italianizzati che Verdi adoperò per esigenze metriche, Macbeth, Duncano, Macduff, si può dire che la trama dell'opera verdiana appunto segua pari pari la trama della tragedia shakespeariana. Macbeth e Banco, sconfitti i ribelli, incontrano un gruppo di streghe che predicono loro il futuro. A Macbeth è predetto che diventerà signore di Cawdor, mentre Banco sarà padre di regnanti. Metà del vaticinio si avvera immediatamente, infatti sopraggiunge il messaggero di Re Duncano che proclama Macbeth appunto signore di Cawdor. Rimane in piedi ancora da verificare la seconda parte del vaticinio. Nel frattempo, nel castello appunto di Macbeth, la moglie, la terribile Lady Macbeth, rosa dal tarlo dell'ambizione, sta elaborando il suo piano criminoso. Ricevuta la lettera del marito di questo avvenimento e dell'arrivo di Re Duncano nel castello, ella medita una rapida ascesa al trono per il principe Macbeth. Come si fa? Si uccide il Re Duncano.